l'acqua per la presa. Grazie ancora a tutti, Piero, a te la parola per la presentazione della lezione di oggi. Grazie Roberto, come al solito, grazie di cuore a Emiliano Brancaccio che ha accettato di buon grado di stare con noi oggi pomeriggio per un'oretta e mezza e forse qualcosina in più, spero. Allora, brevissimo profilo del nostro ospite, Emiliano Brancaccio è docente di economia politica e di economia internazionale presso l'Università del Sannio a Benevento e mi viene subito da dire dalla remota provincia meridionale alla conquista del mondo, perché Emiliano Brancaccio è uno dei pochissimi economisti italiani di impostazione marxista, non dottrinaria, non dogmatica, che ha una risonanza internazionale di non poco conto. Collabora a diverse riviste specialistiche di economia di vari paesi ed è stato promotore di alcuni appelli che hanno avuto una vasta risonanza a livello appunto internazionale. Ricordo la lettera degli economisti da lui redatta insieme a Riccardo Re Alfonso e ad altri suoi colleghi, che è stata pubblicata nel 2010 dal Sole 24 Ore, che ha raccolto oltre 200 firme di autorevolissimi economisti di vari paesi, e poi il monito degli economisti pubblicato questa volta dal Financial Times nel 2013, di cui è stato appunto redattore e promotore. Voglio dire, per non restare nel generico, anche se poi Brancaccio naturalmente entrerà nel merito dei problemi, che questi appelli erano diretti a una critica serrata della politica di austerity promossa e condotta ciecamente dall'Unione Europea, e voglio sottolineare che le critiche di Brancaccio sono tutte fondate su dimostrazioni empiriche, storiche, dei guasti provocati a livello degli stati nazionali e di tutto il continente da queste politiche. E poi ricordo una cosa più recente che dà anche il titolo alla nostra lezione, con Robert Schidelsky, The Economic Conditions of for Peace, pubblicato anche questo dal Financial Times il 17 febbraio del 2023, cioè quest'anno. Voglio aggiungere che Brancaccio non è solo un economista teorico di grande livello, ma è anche un uomo, un intellettuale politicamente impegnato che ha lavorato dentro le istituzioni anche europee, e di questa sua attività non mi posso soffermare più di tanto. Voglio almeno ricordare che nel 2002 è stato relatore di una proposta di legge per l'istituzione di una variante della Tobin Tax. La Tobin Tax, come sapete, deriva dal nome di James Tobin, economista americano, Nobel per l'economia, che ha ideato una tassa sulle transazioni commerciali, una tassa lievissima che però darebbe un enorme, diciamo, introito alle casse pubbliche dei vari stati. Allora, per brevità, la bibliografia, solo dei libri, diciamo, relativamente recente. Il primo, L'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa, Il Saggiatore 2012. Antti Blanchard, un approccio comparato allo studio della macroeconomia, Franco Angeli. Allora, questo testo
ha avuto un notevole successo, è stato oggetto di ampi dibattiti. Nel 2021 è arrivata alla quinta edizione. Blanchard, Olivier Blanchard, ex capo del Fondo Monetario Internazionale, che poi ha accettato di dialogare, diciamo, di discutere le tesi di Brancaccio. Brancaccio è uno dei pochi economisti marxisti che viene ascoltato anche dagli esponenti del capitalismo, del capitale finanziario. Altro testo: non sarà un pranzo di gala, crisi, catastrofe, rivoluzione, Meltemi 2020. E poi Democrazia sotto assedio, la politica economica del nuovo capitalismo oligarchico, PM 2022, infine, insieme a Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli, la guerra capitalista, il nostro tema. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista, Mimesis 2022. Allora, brevemente, dopo questi elenchi, voglio dire due cose senza voler togliere naturalmente la parola ad Emiliano. Voglio dire che Brancaccio ha dato e dà un contributo rilevantissimo, un contributo teorico che potrebbe fornire alla politica, diciamo, quelle basi strutturali di analisi delle tendenze profonde del capitalismo che a lungo hanno sorretto, diciamo, i partiti della sinistra internazionale. Diciamo, una dimensione teorico-culturale oggi perduta. Una dimensione che si rivela preziosa oggi. E soprattutto nell'individuare un aspetto rilevantissimo della situazione del capitale finanziario mondiale. Come ricorda, avrete visto diciamo, gli articoli che vi ho allegato nell'invito, no, oggi siamo di fronte a una centralizzazione spaventosa, abnorme dei capitali, che conferma una vecchia teoria di Marx, cioè la tendenza dei capitali a concentrarsi, a finire in poche mani. Brancaccio ricorda che poco meno del 2% dei detentori di capitali possiedono l'80% della ricchezza complessiva del pianeta. E questo rapporto in un paese come gli Stati Uniti diventa ancora più abnorme. E naturalmente questa centralizzazione ha effetti, come potete immaginare, nefasti sulla democrazia che noi vediamo deperire. E qui, diciamo, le analisi di Emiliano offrono davvero la possibilità di uscire dallo sciocchezzaio del politichese quotidiano del nostro paese, no? Dove naturalmente le cause profonde del declino, della decadenza e della qualità morale della politica vengono affrontate moralisticamente con un bagaglio culturale miserando, quale è quello prevalente della stampa italiana. Allora, finisco perché altrimenti la faccio troppo lunga e anche troppo accesa. Ringrazio ancora Emiliano Brancaccio e gli do subito la parola. Grazie. Allora, spero che mi sentiate bene e ringrazio molto Piero Bevilacqua per questa generosissima e immeritata, diciamo, presentazione. Ringrazio la Scuola Interdisciplinare Cosmopolita per questo invito. Sono molto contento di essere qui con voi. Sì, appunto. Piero mi ha proposto in sostanza di venire qui a presentare essenzialmente due cose, due testi. Uno è questo libro che si chiama La guerra capitalista che abbiamo pubblicato assieme a Raffaele Giammetti e a Stefano Lucarelli e un altro è questo
appello, diciamo così, che abbiamo pubblicato sul Financial Times e sul Le Monde, oltre che sul Sole 24 Ore, che si chiama Le condizioni economiche per la pace, che ho pubblicato assieme a un eminente economista che si chiama Robert Skidelsky. Diciamo che questi testi hanno avuto, sì, Piero lo anticipava, un riscontro molto buono, per certi versi anche inatteso, se ne è discusso a livello anche internazionale, se ne è discusso pure in Italia, che è un paese, diciamo, dove il ragionamento critico intorno alla guerra è davvero molto difficile da praticare in questi tempi. Ne abbiamo discusso anche un po' in TV, sui grandi media. Riccardo Iacona, presa diretta, ci ha dedicato un bel numero. Poi siamo stati da Lilli Gruber assieme a Michele Santoro a discuterne. Insomma, se ne è parlato e devo dire che questo, diciamo, approccio, questa impostazione che contraddistingue sia il libro sia l'appello sulle condizioni economiche per la pace, questa impostazione che ha un po' contraddistinto la nostra ricerca e le nostre argomentazioni, questa impostazione ha fatto anche discutere, ha suscitato anche un po' di dibattito, di discussione, da un punto di vista metodologico. Oserei dire, prima ancora che politico, e a me piace sempre quando si parte da una discussione, diciamo, epistemologica per poi giungere alle implicazioni politiche. Dovrebbe essere questo, insomma, l'approccio da adottare, non semplicemente perché seguiamo un'impostazione storico-materialista, ma perché questo dovrebbe essere, appunto, diciamo, il giusto approccio alla politica fondata su basi razionali e scientifiche. Ebbene, da questo punto di vista, proprio sul piano strettamente metodologico, la questione che secondo noi è stata un po' oggetto, se vogliamo, sia di discussione, sia per altri versi di imbarazzo e di disagio, è quella del metodo delle leggi di movimento del capitalismo, di cui appunto Bevilacqua ha accennato puntualmente alcune cose. Cioè noi adottiamo, noi recuperiamo e rilanciamo il metodo delle leggi di movimento del capitalismo. Diciamo pure il metodo delle leggi della storia, che, diciamo, sulle quali Marx ha dedicato gran parte, diciamo, dei suoi sforzi intellettuali e direi anche politici. Il metodo delle leggi della storia. Se ci pensiamo bene, questa impostazione è, potremmo dire, completamente estranea al dibattito prevalente, al dibattito politico. Lo è tanto più nel momento in cui vi è l'ambizione da parte nostra di delineare le leggi di movimento del capitale per tentare di, diciamo, tracciare una possibile interpretazione dei conflitti bellici. Cioè, nel momento in cui cerchiamo di adoperare le leggi di movimento del capitale per cercare di capire se è possibile tracciare una linea causale che ci aiuti a capire da dove vengono le guerre e perché le possiamo chiamare guerre capitalistiche, le guerre moderne, beh, in realtà noi ci distanziamo paurosamente dall'approccio che, come dire, contraddistingue il dibattito politico. E non mi riferisco ovviamente e soltanto a, come dire, i pasdaran dell'una o dell'altra fazione. Non mi riferisco a, come dire, i pugilatori a pagamento, come li avrebbe definiti Marx, che imperversano sui media, in televisione, insomma, giornalisti più o meno prezzolati che adottano dei criteri estremamente banali e semplicistici. No, mi riferisco anche a, diciamo,
opinionisti che cercano di dare un contributo un pochino più solido al tema della guerra. Per esempio, pensiamo ai cosiddetti geopolitici, pensiamo all'IMES, una rivista che dà un contributo importante alla comprensione della fase geopolitica. Ebbene, è interessante notare che Lucio Caracciolo, stimabile opinionista per molti versi, però anche lui, per esempio, si guarda bene dall'utilizzare la categoria delle leggi di movimento storico per tentare di capire quel che succede nel mondo. Lui dice espressamente che la geopolitica, secondo lui e secondo la rivista che egli dirige, la geopolitica è una non scienza priva di leggi. Quindi vedete come anche nei confronti dei geopolitici che vanno per la maggiore, nei confronti per esempio di Caracciolo e di altri, il nostro approccio si distingue. Potremmo dire un po' più ambizioso, eh? È un po' più ambizioso. Da questo punto di vista, io provo a diciamo, dare un'idea anche semplice di come questa questione, che sembra alta, sembra rarefatta, sembra distante, no? Dalla disputa quotidiana, in realtà abbia un impatto molto importante anche sulle dispute correnti, anche, per esempio, sulla tragica esplosione di nuove violenze in Israele e a Gaza, che stiamo, come dire, purtroppo alla quale stiamo assistendo in questi giorni. Perché vedete, se ci pensiamo bene, la linea interpretativa che viene portata avanti un po' dai grandi media, una linea interpretativa direi univoca, in Italia più che altrove. Perché vi assicuro che se usciamo un po' dall'Italia, persino se andiamo negli Stati Uniti, guardate, la discussione è un po' più articolata, un po' più aperta. L'Italia è messa veramente molto male dal punto di vista della qualità del dibattito politico sulle guerre in corso, veramente molto male. Ebbene, che cosa contraddistingue, diciamo, la discussione e l'argomentazione degli opinionisti che vanno un po' per la maggiore sui grandi media? Beh, l'argomentazione di queste ore è che bisogna stare con Israele senza se e senza ma e senza tanto badare ai fatti del passato. Una cesura storica rispetto al passato. Questa argomentazione passa con una facilità incredibile oggigiorno sui media principali italiani, eppure è un'argomentazione che, per quanto venga presentata in modo estremamente rozzo e brutale dai, diciamo, gli opinionisti che vanno per la maggiore, è un'argomentazione in realtà, come dire, molto raffinata dal punto di vista poi degli effetti epistemologici e quindi politici. E deve essere combattuta questa argomentazione con tutte le forze intellettuali e politiche che abbiamo. Questa tesi, stare con Israele, potrebbe essere oggi è Israele, potrebbe essere qualunque altro paese, stare con Israele senza se e senza ma, soprattutto senza badare troppo al passato, quindi tagliando la storia con l'accetta. Questo tipo di argomentazione va combattuto con tutte le forze intellettuali e politiche di cui disponiamo. E a questo riguardo io mi permetto di contrapporre a questo tipo di argomentazione che va per la maggiore, ma prendo per esempio uno tra tanti, perché si potrebbe prendere tanti osservatori, prendo per esempio un'argomentazione elaborata da Ofer Kassif, che è membro del Partito Comunista Israeliano, membro della Knesset, cioè del Parlamento israeliano, il quale ha argomentato contro questa tesi prevalente, ha argomentato: niente può giustificare i crimini contro l'umanità compiuti da Hamas, ma di quei crimini Israele è pienamente, storicamente, corresponsabile.
per la sua politica sistematica di apartheid, per aver tramutato Gaza in un carcere a cielo aperto, per aver promosso dei veri e propri pogrom contro i palestinesi. Storicamente corresponsabile. Vedete come si costruisce una catena causale, una catena logico-storica di cui si deve sempre tenere conto. Per quanto possa essere faticoso, per quanto nell'epoca dei tweet possa sembrare in controtendenza rispetto proprio alla meccanica della comunicazione, anche della comunicazione politica, bisogna assolutamente rappresentare le catene causali del corso storico degli eventi. Questo è l'obiettivo che, diciamo, ci muove, che ci ha indotti anche a recuperare, diciamo, le tesi marxiane sulle leggi del movimento della storia, sulle leggi di movimento del capitalismo e anche sulle leggi di determinazione delle guerre. Da questo punto di vista, qui provo diciamo, ad ampliare un po' lo sguardo, poi sulla questione israelo-palestinese ci voglio ritornare in coda, però adesso provo ad allargare un po', diciamo, la prospettiva. Da questo punto di vista, diciamo che per ricercare una legge di movimento del capitale che possa, in un certo senso, rappresentare l'elemento causale alla base delle guerre principali del nostro tempo, noi partiamo dalla seguente osservazione. Prima Piero Bevilacqua faceva riferimento a questa legge di centralizzazione dei capitali, cioè questa tendenza del capitale a concentrarsi in sempre meno mani. Noi abbiamo elaborato, io con l'aiuto di un gruppo di valentissimi studiosi e anche con l'aiuto di tecniche di analisi molto avanzate, molto sofisticate, siamo riusciti a confermare, a dare conferma di una tesi di Marx. Marx sosteneva che vi fosse all'interno della logica di movimento del capitale una tendenza alla centralizzazione dei capitali in sempre meno mani. Diciamo che si poteva evocare tramite il quadretto di Bruegel il vecchio, cioè i pesci grossi mangiano i pesci piccoli. Questa era una tesi che Marx avanzava e che però evidentemente all'epoca sua non poteva verificare empiricamente, perché è una legge, diciamo, piuttosto complicata da verificare empiricamente. Ebbene, noi con i moderni strumenti di network analysis, grazie anche alla potenza di calcolo dei processori moderni, beh, siamo riusciti a verificare, analizzando tutta la rete di interconnessioni proprietarie e di controllo del capitale internazionale, beh, siamo riusciti a verificare che in effetti oltre l'80% del capitale azionario quotato nelle borse mondiali è controllato da meno del 2% degli azionisti mondiali. E questa risicata quota di grandi proprietari tende progressivamente a ridursi ancora di più nel corso del tempo. Capite l'effetto? Questa cosa, attenzione, si riproduce a livello internazionale un po' in tutti i paesi. Quindi la misura la possiamo fare a livello internazionale, poi possiamo prendere gli Stati Uniti e vediamo che appena lo 0,32% dei detentori di oltre l'80% del capitale azionario americano. Poi possiamo andare in Russia, dove l'8% degli azionisti detiene l'80% del capitale azionario, diciamo, di proprietà russa, e così via l'Italia, la Germania. Come è una legge generale, è davvero generale. E capite ovviamente le implicazioni, no? Le implicazioni sulla democrazia, per esempio. Questa evidenza di concentrazione del controllo del capitale in così poche mani, questa concentrazione del potere economico, è evidente che ha delle ripercussioni sul potere politico. Se un tempo, come insomma, si diceva durante la Prima Repubblica, i capitalisti, diciamo,
attendevano nell'anticamera dei politici. Il fatto che oggi sia accaduto esattamente l'opposto, non solo in Italia, ma a livello mondiale, beh, ha a che fare con questa legge di movimento del capitalismo verso la concentrazione in sempre meno mani del potere capitalistico. È ovvio che questa dinamica così potente ha delle ripercussioni inesorabili per certi versi sulle istituzioni della cosiddetta democrazia liberale, che è considerata così tanto solida e così tanto erroneamente solida dai suoi apologeti. E però questa legge di movimento del capitale ha anche degli effetti sulla competizione tra i diversi capitali nazionali. Questa legge di movimento verso la centralizzazione dei capitali ha cioè degli effetti anche sul modo in cui i diversi capitali competono a livello internazionale, al punto tale, come vedremo, che la competizione economica può poi sfociare in una vera e propria competizione militare. È di fatto un recupero in chiave aggiornata di una tesi che era stata avanzata da vari studiosi, uno di questi, studioso e anche mi risulta politico, si chiamava Vladimir Ilyich Lenin, il quale appunto, sia pure in un articolo molto veloce, diciamo, tratteggiò la relazione esistente tra processi di centralizzazione dei capitali, esportazione dei capitali e guerra imperialista. Noi proviamo con strumenti moderni a recuperare queste tesi che fanno parte della storia del marxismo, eh? Una storia scientificamente ancora molto molto feconda, secondo me. Ebbene, in che senso noi riteniamo che sia possibile, come dire, delineare una legge di movimento verso la guerra capitalista? Beh, noi ci soffermiamo soprattutto e in primo luogo su una grande svolta storica. Su una svolta che ha visto gli Stati Uniti nel corso, diciamo, dell'ultimo quindicennio, diciamo così, negli ultimi 3 lustri, gli Stati Uniti hanno compiuto una svolta storica nella loro politica economica internazionale. Gli Stati Uniti, che sono stati apologeti, ve lo ricorderete, è successo non molto tempo fa, non molti anni fa, sono stati per lungo tempo apologeti della cosiddetta globalizzazione capitalistica, della cosiddetta globalizzazione dei mercati, dell'apertura al libero scambio, al libero movimento di merci, di capitali e anche per certi versi di persone. Gli Stati Uniti, che sono stati fautori, anche gendarmi di questo ordine economico internazionale che grosso modo è scaturito dalla crisi dell'Unione Sovietica. E beh, da circa 3 lustri a questa parte, da circa un quindicennio a questa parte, gli Stati Uniti hanno svoltato, hanno cambiato idea, hanno rivisto le loro posizioni in maniera anche piuttosto drastica e violenta. Perché hanno rivisto queste posizioni? Beh, perché si sono resi conto che la globalizzazione capitalistica, l'apertura dei mercati, in realtà non è che gli stesse facendo molto bene. Ci sono diversi indizi che segnalano quella che possiamo chiamare una crisi egemonica del capitalismo americano, che si evince tra le altre cose. Noi ci soffermiamo in particolare su questa variabile, ma la si potrebbe vedere da diversi punti di vista, che si evince tra l'altro dal fatto che gli Stati Uniti stanno, diciamo, accumulando record su record di indebitamento verso l'estero. Gli Stati Uniti hanno raggiunto 18 mila miliardi di dollari di debito verso l'estero, un debito che, diciamo, nel trend di lungo periodo, a quanto pare, continua a salire. E questa cosa chiaramente ha a che fare con diciamo, con la tendenza da parte degli americani a importare molte più merci e servizi di quante non ne riescano ad esportare. E questo nonostante la complessità della ramificazione del capitalismo americano, questo è un fatto inequivocabile, che genera un grande accumulo di debito verso l'estero. E questo debito verso l'estero, se ci pensiamo bene, è uno degli elementi, non è il solo,
ma è uno degli elementi che spiega anche la difficoltà americana di finanziare quello che nel nostro libro noi chiamiamo il circuito militar monetario americano. Cioè, gli americani per lungo tempo, un po' come avevano fatto, guarda caso, la storia non si ripete mai, ma a volte qualche analogia c'è, guarda caso, un po' come avevano fatto i britannici ai tempi dell'impero britannico e ai tempi del declino dell'impero britannico, beh, gli americani anche hanno cercato di gestire il loro crescente indebitamento verso l'estero attraverso un'operazione, diciamo, di militarizzazione dello spazio economico esterno, allo scopo di orientare i flussi di merci e di capitali, allo scopo di poter gestire la situazione e il quadro internazionale nell'ordine americano, nonostante questo ingente aumento del loro debito. Questo circuito militar monetario, però, a un certo punto è come se avesse incontrato un limite. Un limite, potremmo dire, speculativo, per usare un'espressione di Hyman Minsky, un altro vettore di Marx. Cioè, a un certo punto, come dire, il circuito militar monetario americano, ha incontrato degli ostacoli, dei limiti di espansione. Questo lo si evince, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, lo si evince anche dai fatti. Pensiamo al ritiro strategico dall'Iraq. Pensiamo al ritiro strategico dall'Afghanistan, pensiamo alle difficoltà che, diciamo, gli americani oggi hanno nel riuscire a finanziare, no, l'intero apparato militare che si espande a livello internazionale su un'area che forse, come dire, non è detto che sia ancora sostenibile per l'economia capitalistica americana. Ecco, questo scenario di difficoltà potremmo dire strategica, ha indotto gli Stati Uniti ad una svolta, che è una svolta eminentemente protezionistica. A partire grosso modo dal 2008, quindi a partire da Obama, questo è importante sempre ricordarlo, che qua sembra che l'unico americano protezionista fosse Trump, no? Non è vero affatto. In realtà, questo a proposito poi di quanto, diciamo, l'avvicendamento democratico conti fino a un certo punto nelle democrazie liberali, anche negli Stati Uniti, beh, è facile vedere che nonostante l'avvicendamento democratico tra Partito Democratico, Partito Repubblicano, poi di nuovo Partito Democratico, in realtà la linea del protezionismo statunitense è continua. Non ha soluzioni di continuità, inizia grosso modo nel 2008, prosegue, si accentua sempre di più nel corso, diciamo, degli ultimi anni, indipendentemente da chi fosse il presidente. Questo è importante da tenere presente, a proposito di rilevanza degli avvicendamenti della democrazia liberale. Ebbene, questa tendenza protezionistica, gli americani, che evidentemente consiste in una elevazione, no? Di barriere commerciali e finanziarie finalizzate, come dire, a gestire questa situazione di indebitamento, beh, gli americani come la giustificano? La giustificano in un modo molto semplice. Il problema dei rapporti tra debitori e creditori è il seguente. Quando, per dirne uno, gli americani accumulano un debito di 18 mila miliardi di dollari da un lato e i cinesi, più di tutti gli altri, accumulano un credito di quasi 5 mila miliardi di dollari, e beh, si viene a creare un tale sbilanciamento nei rapporti tra debitori e creditori da preludere alla possibilità che i creditori, diciamo pure, comprino pezzi di capitale dei debitori. Cioè, in altri termini, è possibile che avvenga un processo di centralizzazione dei capitali in sempre meno mani con i creditori che fagocitano capitale, pezzi di aziende, pezzi di industria, pezzi di servizi dei paesi debitori, in primis degli Stati Uniti. Vedete, questo è esattamente quello che stava succedendo ed è esattamente quello che andava profilandosi nel corso degli ultimi anni. Chi non è molto avvezzo a questioni
diciamo così, economiche, strettamente economiche, abbia magari un pochino di passione sportiva, si sarà reso conto che, per esempio, nel settore dello sport, grandi società sportive venivano progressivamente acquisite negli ultimi anni per qualche curiosa ragione da, diciamo, capitalisti provenienti da paesi creditori. Cina, Russia, in piccola parte, Medio Oriente. Ecco, non avveniva solo nello sport. Non era cosa che riguardava solo le società sportive. Stava avvenendo in tutti i settori, anche nei settori che oggi vengono nuovamente definiti strategici, eh? Cioè i settori ad alto contenuto tecnologico. Ebbene, questa centralizzazione del capitale in mani orientali, diciamo pure in mani cinesi e americani, non andava bene. Assolutamente no. E questo spiega il motivo per cui hanno cominciato a tirare su barriere protezionistiche imponenti. Gli americani chiamano questa nuova politica protezionista, questa ritirata strategica, guardate un po' la simmetria, ritirata strategica militare, ritirata strategica economica, questa loro ritirata strategica, gli americani lo chiamano friendshoring, friendshoring, che tradotto, diciamo, in termini semplici significa che da ora in poi gli americani vogliono fare gli affari solo con gli amici, solo con gli alleati. E vogliono tenere fuori i nemici, coloro i quali non fanno parte del loro entourage. Ora, qual è il problema di fondo di questo tempo? Il problema di fondo di questo tempo è che quando un paese egemone, debitore verso l'estero, con un problema abbastanza chiaro, poi non si può discutere, ma comunque abbastanza chiaro, di crisi egemonica. Dopo avere aperto i mercati, dopo avere goduto anche di questa apertura, potendosi indebitare anche a costi molto molto bassi verso l'estero, decide all'improvviso di cambiare l'ordine delle regole del gioco. Decide di punto in bianco, senza interpellare gli altri paesi. Guardate, il WTO non è stato mai messo in gioco in questa operazione. Il WTO è stato distrutto dagli Stati Uniti d'America, eh? Senza quindi interpellare le istituzioni internazionali. Il paese egemone, di punto in bianco, svolta dal libero scambismo al protezionismo, perché capisce che il libero scambismo non riesce più a sostenerlo. E quindi ha bisogno di elevare barriere commerciali e finanziarie di tipo protezionistico per impedire la centralizzazione cinese, mettiamola così. E beh, voi capite che a livello mondiale si apre una contesa, perché molti paesi del mondo sollevano il problema della legittimità americana, di un paese in crisi egemonica, di poter decidere unilateralmente, autonomamente, il cambio di ordine economico mondiale senza interpellare tutti i paesi con cui fino all'altro ieri aveva effettuato transazioni. Vedete, non è un caso che, per esempio, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, tutti i principali attori politici di quella guerra, tutti gli esponenti delle diplomazie internazionali che si muovono intorno a quella guerra, discutono di una questione di cui purtroppo, ahi noi, nel dibattito politico italiano non si discute, non arriva questo messaggio. Eppure, da Blinken a Lavrov, da Wang Yi a Macron, allo stesso Biden, si dice sempre che la guerra in Ucraina ha rappresentato uno spartiacque storico, uno spartiacque in cui evidentemente è in gioco non semplicemente e tragicamente il destino di aree come il Donbass o come la Crimea, ma è in gioco
il nuovo ordine economico mondiale. Cioè, quel che bisogna capire è che nell'ambito di quella guerra, la questione che è davvero in ballo non è il tavolo delle trattative sulla definizione del confine territoriale futuro dell'Ucraina, che è questione senza dubbio importante ed è, come sappiamo bene, la più visibile di tutte. Ma lì in realtà è in gioco l'apertura o meno, che non sappiamo se avverrà, di un altro tavolo delle trattative, molto più importante, che è di ordine economico e che ha a che fare con la domanda che un po' tutti nel mondo si stanno ponendo, e cioè gli Stati Uniti sono legittimati a passare dal globalismo al protezionismo in modo unilaterale e senza interpellarci tutti? Questa è la domanda chiave che è ispiratrice, questa è la nostra tesi, poi siamo disposti a discuterne, è ispiratrice dei venti di guerra di questo tempo, soprattutto di principali, diciamo, venti di guerra di questo tempo. Ora, qualcuno potrebbe domandarmi, anzi, la domanda è stata posta, no? Cioè, una volta che si delinei questo quadro, poi magari se vorrete discuteremo dell'appello che abbiamo pubblicato sul Financial Times e delle ragioni, diciamo, che ci hanno mobilitati a scrivere e a pubblicare quell'appello che è stato anche pubblicato sul Le Monde e così via. E diciamo il tipo di ragionamento che noi facciamo sulle condizioni economiche per la pace, ma quello lo terrei un attimo in disparte, eventualmente ci ritorniamo nella discussione se vorrete. Ma una cosa che secondo me è opportuno chiarire è questa, cioè per esempio all'Istituto Gramsci Toscano, questo nostro libro e questo appello è stato discusso da varie parti, eh. Prendo un esempio dalla discussione che c'è stata all'Istituto Gramsci Toscano. Beh, ci è stato detto qualche mese fa, nel giugno scorso, che la nostra tesi, diciamo, aveva delle buone argomentazioni, poteva in sostanza essere una chiave interpretativa strutturale, come si diceva un tempo, dei moti di guerra di questo tempo, ma poi, in fin dei conti, diciamo, ci sono tante guerre, mi veniva detto, che non hanno niente a che fare con la questione dei debiti, crediti, con la questione della centralizzazione dei capitali. E mi veniva detto, appunto, per esempio, pensa al conflitto israelo-palestinese, non c'entra assolutamente nulla con la questione che ponete voi, no? Si cercava, in altre parole, di mettere in discussione il grado di generalità della nostra chiave interpretativa. Ebbene, io questa critica posso agevolmente contestarla, nel senso che voglio farvi capire in che termini la questione, diciamo, della centralizzazione dei capitali, dei rapporti di credito e debito e così via, abbia un rapporto molto stretto non solo con le guerre maggiori, come le chiamiamo noi, ma anche con le guerre minori, come è appunto la guerra israelo-palestinese. Da un punto di vista logico possiamo distinguere tra guerre maggiori e minori. Perché anche la guerra, il ravvivarsi tragico delle violenze efferate in Israele e poi a Gaza, perché ha a che vedere con, diciamo, il grande scenario interpretativo che noi abbiamo suggerito? Ma il motivo è abbastanza semplice. Vedete, nel momento in cui gli americani decidono di fare friendshoring, ok? Cioè decidono che vogliono fare affari solo con gli amici e vogliono buttare fuori i nemici dal sistema di relazioni internazionali che vogliono ancora egemonizzare. Questo significa evidentemente che nel progetto di politica economica internazionale americano c'è un obiettivo di divisione del mondo in blocchi economici, in blocchi economico-finanziari. E chiaramente questo significa, per dividere il mondo in blocchi, che bisogna fare la lista dei paesi amici che devono stare nel blocco egemonizzato dagli americani e la lista dei paesi, diciamo, nemici che devono restare fuori.
Da questo punto di vista, voi capite che qui c'è un problema abbastanza rilevante, per esempio dal punto di vista energetico. Cioè, voi capite che la questione della bilancia energetica internazionale tra produttori e utilizzatori di energia, beh, diventa una questione ancora più spinosa in un contesto di divisioni in blocchi del mondo rispetto a come già era nella fase, diciamo, di globalizzazione. Perché il problema evidentemente è di tenere presso di sé i produttori di energia. E sotto questo aspetto la questione si fa ancora più imponente per quello che è il blocco, diciamo così, occidentale, egemonizzato dagli Stati Uniti d'America, che si sta profilando, che gli americani stanno cercando di costruire. Gli americani vogliono tenere l'Unione Europea dentro il loro blocco occidentale, vogliono costruire, come dire, questa divisione, questo friendshoring. Perché è un problema la questione energetica? Perché vedete, se è vero che gli Stati Uniti con l'adozione delle nuove tecnologie, il cosiddetto fracking e altre tecniche e altre procedure sono riusciti, guarda caso ancora una volta, non è un caso, dall'inizio della fase protezionistica, sono riusciti a ridurre il loro deficit di bilancia energetica. Questa è una cosa importantissima, eh? Ricordatevi che, diciamo, l'esplosione dei conflitti in Medio Oriente, il tentativo di espansione militare americana in Medio Oriente, in Iraq come in Afghanistan, aveva profondamente a che fare con il deficit di bilancia energetica americana. Okay? L'amministrazione Bush Jr. aveva l'ossessione del deficit energetico americano. Le cose poi successivamente sono un po' cambiate. Perché evidentemente queste nuove tecnologie hanno consentito, diciamo, di ridurre lo scarto tra importazioni ed esportazioni di energia per gli americani, ma per il blocco occidentale nel suo complesso il problema rimane. Perché il blocco occidentale nel suo complesso, che va profilandosi, è un blocco fondamentalmente trasformatore dal punto di vista economico ed è quindi un blocco inevitabilmente importatore di energia dall'esterno. E voi capite quindi che si ripropone il problema. Ancora una volta si propone il problema di tenere tra gli amici dei produttori di energia. E sotto questo aspetto, vedete, voi ricorderete sicuramente gli accordi di Abramo, no? Sono stati, insomma, un po' un successo per l'amministrazione Trump, quantomeno un avvio di successo. Gli accordi di Abramo, stipulati nel 2020, avevano come scopo quello di prendere una serie di paesi produttori di petrolio arabi, di petrolio in generale di energia arabi, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e in prospettiva anche l'Arabia Saudita, consentire che questi paesi legittimassero l'esistenza di Israele, trovassero un'intesa sulla questione israeliana senza badare minimamente ai palestinesi, eh? E si creassero quindi le condizioni affinché questi paesi potessero in un certo senso entrare nel blocco friendshoring del progetto americano protezionista. Questa è la logica degli accordi di Abramo. Rendere il friendshoring più agevole, più praticabile, perché si inglobano dei paesi con cui tra l'altro ci sono stati problemi notevoli fino all'altro ieri, ma adesso è necessario tenerli dentro il friendshoring americano. Beh, voi capite che questa esplosione di conflitti che emerge in Medio Oriente, perché c'è motivo di ritenere che non sarà limitata alla striscia di Gaza o ai confini di Israele, questa rinnovata esplosione di violenze che sta avvenendo in quell'area, e beh, crea enormi problemi al progetto del friendshoring americano. Perché capirete che da un lato, diciamo, diventa più complicata la costruzione di questa lista di amici nella quale fare entrare Arabia Saudita
e altri paesi arabi produttori di energia, diventerà complicato. Qualcuno già sostiene, almeno l'ho sentito poche ore fa da Al Jazeera, che, come dire, gli accordi di Abramo potrebbero essere rotti dagli Emirati Arabi Uniti, che li hanno già sottoscritti. Quindi capite che diventa complicato il friendshoring. E la cosa abbastanza problematica per il progetto di friendshoring americano è che poi il sostituto storico, diciamo, dell'energia mediorientale, quando c'erano le crisi mediorientali, che era la Russia, non può essere utilizzato. Perché il friendshoring è stato progettato per tenere fuori la Russia e la Cina, quindi capirete che non ci si può adesso rivolgere alla Russia. Ecco, questo è uno dei tipici meccanismi che, come potete capire, inasprisce le tensioni economiche e quindi militari. Questo è uno dei tipici meccanismi, quello della contraddizione in cui va a trovarsi prima il libero scambismo e poi il protezionismo, che possono alimentare il conflitto militare, proprio perché ci si trova di fronte ad un gioco che non è di facile soluzione. Quindi l'atto di forza per poter, come dire, accompagnare le merci e i capitali, l'atto di forza diventa sempre più impellente, una tentazione sempre più forte. Ecco, questo è, diciamo, un po' il quadro nel quale si trova, secondo noi, diciamo, secondo noi questo è il quadro con il quale si può interpretare questa fase storica. È importante tener conto del fatto che la Cina, da questo punto di vista, ha un ruolo decisivo in quanto appunto grande creditore internazionale, grande potenziale centralizzatore dei capitali in quanto creditore, e la Cina è anche il paese che sta molto insistendo sul fatto che la prospettiva americana del friendshoring è destinata a fallire. Sul Global Times, che voi sapete che è un importante giornale quotidiano cinese, beh, sul Global Times ieri è stato pubblicato un articolo in cui diciamo, i cinesi ci vengono a dire che il corridoio IMEC India, Medio Oriente e Europa, di cui bene o male gli accordi di Abramo facevano parte, questo famigerato corridoio IMEC, fortemente sponsorizzato nell'ultimo G20 da Biden e da Ursula von der Leyen, questo corridoio IMEC che dovrebbe essere un po' l'alternativa alla cosiddetta via della seta cinese, beh, dicono i cinesi, vedete, che come dimostrano le tensioni nel conflitto israelo-palestinese, quel corridoio non si può fare. Non ci sono le condizioni per tenere insieme tutti i paesi che Stati Uniti ed Europa vorrebbero tenere per poter costruire un friendshoring contro di noi. E quindi i cinesi dicono: ripensateci, tornate un attimo sui vostri passi, valutiamo nuovamente di riconsiderare la via della seta. Cerchiamo di trovare un modo per tenere aperti gli scambi piuttosto che chiuderci. Ecco, quella è una partita fondamentale, secondo me. E da questo punto di vista, come dire, il nostro appello muove, il nostro appello, appunto, di cui vi parlavo, le condizioni economiche per la pace, muove un po', diciamo, in quella direzione. Noi, in quell'appello, nel nostro piccolo, nel nostro infinitesimo, non contiamo per niente, come è noto che sia, i docenti universitari niente contano, per fortuna, forse. Però, cioè, forse al ragionamento possiamo aiutare. Ecco, noi, diciamo, non è che ci appiattiamo sulla posizione cinese, perché, per esempio, non so se vi ricordate, c'è stato quel position paper, no? Che è stato pubblicato qualche mese fa dalla Cina, proprio sulla questione della guerra in Ucraina e in generale sui venti di guerra di questa fase storica. Beh, noi riteniamo che quel position paper, positivo, uno dei pochi cenni, diciamo,
positivi che sono emersi in questi mesi, però abbia un punto, diciamo, debole, e cioè c'è questa voglia, diciamo, dei cinesi di tornare ai fasti della globalizzazione, no? Di tornare ai fasti del libero scambismo. C'è questa strana smania, diciamo, cinese di ripristinare l'ordine libero scambista con cui hanno fatto affari e con cui, diciamo, hanno accumulato crediti e potenza. Ecco, nemmeno questa è una soluzione secondo noi praticabile. Cioè, così come il friendshoring americano è la causa prima, il friendshoring protezionista e unilaterale americano al quale l'Europa si è completamente accodata fino a questo momento, è la causa prima dell'esplosione dei conflitti bellici in questa fase, della intensificazione dei venti di guerra di questa fase. Noi riteniamo al tempo stesso che la, diciamo, evocazione cinese di un ritorno allo status quo ante, cioè di un ripristino, diciamo, dell'antico sistema libero scambista che è stato vigente fino al 2007-2008, sia anche questa una ipotesi impraticabile. E riteniamo che si dovrebbe, come dire, costruire un tavolo di trattative internazionali che cerchi di, come dire, sbrigliare, sciogliere questa matassa complicata, tenendo da parte sia l'ipotesi friendshoring, che è fondamentalmente guerra capitalista tout court, sia però la, diciamo, fantasia che io, giocando un po', chiamo comunista libero scambista dei cinesi, che già in sé è un po' paradossale, è di ritornare, diciamo, a quella impostazione libero scambista. Noi in quell'appello citiamo il piano Keynes del 43 e quel po' di buono che uscì dal piano Keynes del 43 con gli accordi di Bretton Woods del 44, basati tra le altre cose sul controllo dei movimenti internazionali di capitali, come ipotesi di lavoro. E ci rendiamo conto ovviamente di sparare altissimo. Io, insomma, in quel momento io e Skidelsky ci siamo confrontati quando abbiamo tentato di buttare giù quel testo, e diciamo che si capiva chiaramente che Skidelsky, biografo di Keynes, keynesiano doc, aveva una certa visione. Io, un po' più, diciamo così, marxista, con qualche venatura, diciamo, di letture di Lenin, come dire, un pochino, una posizione un po' diversa, non a caso abbiamo concordato poi alla fine con il chiudere l'appello con una domanda, che secondo noi è la domanda di questo tempo, e cioè, al di là dei modi per risolvere la questione, quindi al di là del piano Keynes che noi evochiamo per cercare di rimettere, diciamo, in sesto la meccanica del capitalismo internazionale prima che sfoci in un nuovo grande conflitto, beh, la questione che dobbiamo porre è questa, cioè il piano Keynes del 43 e, diciamo, anche in parte gli accordi di Bretton Woods che ne uscirono, erano, se vogliamo, una forma di capitalismo illuminato, okay? Una forma, cioè, di soluzione delle conflittualità intrinseche alle leggi di movimento del capitale, che aveva qualche barlume di ragione. Un tentativo di contenimento delle forze del capitale, logica puramente keynesiana. E però a quella, è qui che, cioè, cerco di introdurre un elemento critico, a quel tipo di soluzione, beh, vi si giunse soltanto sotto il pungolo della grande alternativa socialista, della minaccia sovietica, che all'epoca era un pungolo molto forte, e soprattutto, ahi noi, a quella soluzione di capitalismo illuminato vi si giunse soltanto dopo due guerre mondiali. La domanda urgente di questo tempo, secondo noi, è urgente, è interrogarci sulla possibilità che si riesca a giungere ad una ipotetica soluzione, chiamiamolo pure di capitalismo illuminato, come quella, nell'assenza, perché io dico che siamo nell'assenza
del pungolo di una grande alternativa socialista e soprattutto prima che scoppi una nuova grande guerra. A questa domanda ci sono due tipi di risposte, quella ottimistica è Keynes, quella pessimistica è Lenin. Lascio a voi se vorrete aprire un'eventuale discussione e per il momento vi ringrazio molto. Grazie. Grazie mille Emiliano per questa davvero splendida e illuminante lezione. Non è retorica, credo, di interpretare la soddisfazione di tutti coloro che ti hanno seguito sin qui. Diciamo, lo scenario che ci hai prospettato è molto persuasivo e, come dire, delineato con grande equilibrio. Allora, io mi sto zitto. Ho già parlato abbastanza, do la parola a chi vuole intervenire. Credo che Roberto Morea possa raccogliere le proposte di intervento, che prego che siano interventi brevi, soprattutto domande e non, diciamo, e non troppo lunghe. Grazie Piero. Come sempre potete alzare la mano o scrivere in chat. In chat c'è già una domanda, non so se abbiamo avuto modo, penso di no, durante la relazione. Magari Piero la può leggere, sintetizzare, cioè l'uso del tasso di interesse come strumento di regolazione dei processi di concentrazione capitalistica. Sia una teoria descrittiva, diciamo, a posteriori, che quindi limiti a spiegare le conseguenze delle scelte politiche monetarie, che però potrebbero essere comunque prese dai banchieri succubi di certe interpretazioni ideologiche in tema di politica monetaria e non direttamente operanti col fine di gestire dei processi di centralizzazione. O se invece, se tu ritieni, che i banchieri centrali operino avendo questo obiettivo come fine esplicito delle proprie scelte. Non so se raccogliamo, Volete, esatto, ditemi se volete, diciamo che risponda facciamo, molto visto che c'è prettamente. anche Alessandro, ti chiedo anche a lui di fare la sua di domanda in modo da poterti dare poi dopo magari la parola. Alessandro. Sì, no, io ho apprezzato molto il ragionamento e lo condivido, insomma, io ne ho anche scritto nel mio libro, diciamo, di qualche mese fa. Ora, volevo chiedere, uno, Keynes, il quadro di Keynes prevedeva l'istituzione del bancor e quindi in realtà la sostituzione, se parliamo di oggi, del dollaro come moneta di riferimento, diciamo, no? Quindi anche rispetto a tutto questo ragionamento sul debito estero americano, il privilegio che gli Stati Uniti hanno comunque di stampare moneta a profusione e quindi in realtà di risolvere buona parte dei loro problemi, per quanto poi creando tutta una serie di altre conseguenze, diciamo, con questo sistema. Questa era una cosa. L'altra cosa che volevo un attimo, su cui magari chiedevo appunto un po' di ragionamento, perché allora, diciamo, gli Stati Uniti stanno cercando di costruire appunto questo sistema di amici, ecco, fedeli, nearshoring e comunque, diciamo, il discorso di Sullivan rispetto al fatto che appunto il protezionismo è la strada da seguire, però appunto si può fare una deroga rispetto agli amici. E però, ecco, se guardiamo la guerra in Ucraina, questi amici in realtà sono 52 al momento, sono quelli che hanno su 193 paesi che stanno alle Nazioni Unite, sono i 52 che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia. Ecco, e quindi c'è una buona fetta del mondo che al momento non è disponibile a schierarsi, forse né dall'una né dall'altra parte.
L'ultima cosa era il discorso di un modello diverso, perché la Cina fino adesso c'ha, che mi risulti, c'ha solo un'unica base militare all'estero a Gibuti, mentre gli Stati Uniti ne hanno ben circa 800, e la Cina sostanzialmente ha costruito delle istituzioni, la SCO, la Shanghai Cooperation Organization, ha costruito la BRI, ma poi dietro c'è la banca di investimenti nelle infrastrutture. Sta costruendo sostanzialmente i BRICS. Ecco, diciamo, ha un atteggiamento appunto sicuramente legato al mercato, al libero scambismo, però ecco una strada tra virgolette pacifica. Ecco, mi sembra che il problema degli Stati Uniti è che non sono disposti, uno, a tirare fuori i soldi che i cinesi hanno tirato fuori, la BRI sono 1.000 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni, promettono di fare infrastrutture, di fare tutta serie di attività, ma poi non si materializza in realtà niente, e l'unica strada è quella, per quello che si vede, dell'intervento militare sistematico. Ecco, finito. Ci sono un Volete paio di. raccogliere, se volete raccogliere, cioè ditemi voi, se volete Sì, raccogliere no, qualche ti altra. lascio un'altra parola, un'altra domanda, scusami, che viene da Paola Boffo, cioè come si inserisce in questo quadro, la creazione dei BRICS, e questo è un po' in continuità con quello che diceva Alessandro. Ti darei la parola e poi raccogliamo altre domande, ma vabbè, hai tempo per. Sì, allora, sulla questione della, diciamo, chi ha fatto la prima domanda, può darsi che, mi corregga se sbaglio, può darsi che si riferisca al fatto che all'interno del nostro libro noi citiamo una serie di studi che abbiamo portato avanti, che abbiamo pubblicato su riviste scientifiche. E che diciamo vanno sotto il nome di regola di solvibilità del banchiere centrale. Io nel mio piccolo, nella mia provincia, come giustamente Piero diceva, diciamo, ho elaborato assieme ad altri e ad altre colleghe diciamo, una teoria del funzionamento delle banche centrali che ha avuto qualche riscontro a livello internazionale. Questa teoria si basa sull'idea che le banche centrali, contrariamente a quel che si dice, non hanno alcun potere di controllare l'inflazione, non hanno la capacità, diciamo, di governare il tasso di inflazione, possono incidere sul ciclo economico, ma solamente secondo quella che io sul manifesto qualche giorno fa ho definito una politica splatter, no? Cioè come se tu vai, diciamo, dall'ortopedico e gli dici che c'hai un po' male alla caviglia e lui ti propone di amputare la gamba. Ecco, così le banche centrali sì, possono avere un effetto sul ciclo perché se tirano su i tassi di interesse all'impazzata generano una crisi di tali proporzioni per cui alla fine sì, effettivamente si abbassa pure il tasso di inflazione, ma appunto quella è una politica splatter che insomma dovremmo guardarcene bene. In realtà le banche centrali, questa è la nostra tesi di fondo, non hanno questa capacità di governo dell'inflazione, tranne l'eccezione splatter, ma hanno però un ruolo importante nella regolazione dei conflitti tra capitali, in particolare nella regolazione tra, diciamo, capitali in posizione di credito e capitali in posizione di debito. Quando le banche centrali alzano i tassi di interesse, fanno il gioco dei creditori, quando tengono bassi i tassi di interesse, diciamo che vengono più incontro alle istanze dei debitori. Voi capite ovviamente che quanto più le banche centrali, diciamo, assecondano le istanze politiche dei creditori, tanto più i debitori entrano in crisi, tendono all'insolvenza e possono essere fagocitati dai creditori.
Non a caso, quando le banche centrali tirano su i tassi di interesse, la centralizzazione dei capitali nelle mani dei forti aumenta, diventa più rapida. E quindi in questo senso, diciamo, le banche centrali non controllano l'inflazione, controllano piuttosto il ritmo della centralizzazione dei capitali. Allora, qui la domanda mi viene fatta, mi si dice, se ho capito bene, ma questa è un'impostazione ex post? Allora, due tipi di risposte. Prima, assolutamente no, è un'impostazione ex ante perché noi in modo non popperiano, ma comunque vogliamo che le nostre teorie siano falsificabili dal punto di vista scientifico, ok? Quindi vogliamo che sia ex ante, non solo ex post. Però forse la domanda voleva dire, ma i banchieri centrali sono consapevoli di questo loro vero potere, di questa loro vera prerogativa e quindi sanno di raccontare fandonie quando parlano di inflazione da controllare o non ne sono consapevoli? Beh, allora, se questa è la domanda, allora la risposta è che secondo noi sono consapevoli. Nel senso che qui c'è un piccolo problema, non so se lo sapete, ma gli atti dei direttori delle banche centrali, in particolare gli atti della BCE, più di tutti, sono segretati. Quindi noi non sappiamo questi, diciamo, cosa si dicono in quelle dispute violentissime. Però dalle considerazioni che fanno di solito i falchi e le colombe, così vengono chiamati, molto spesso questi si lasciano sfuggire il fatto che poi il loro problema principale è l'insolvenza dei debitori, quando sono appunto rappresentanti degli interessi dei debitori. E dall'altro lato ci sono, come dire, i rappresentanti dei creditori che dicono: vabbè, l'insolvenza è il capitalismo, bellezza, e dovrai pure rassegnarti al fatto che i deboli soccombono e vengono mangiati. Quindi, insomma, se non tutti i banchieri centrali, qualche cretino pure ci sarà, diciamo, in quei consessi, però la maggior parte, o quantomeno quelli che contano di più nei direttori, questa cosa, secondo noi, empiricamente, da istinto capitalista, questa cosa la sa. Per quanto riguarda i BRICS, beh, io mi limito a dire che se guardiamo il sentiero di sviluppo storico dei BRICS, ci rendiamo conto che la logica BRICS, molto importante, imponente, che sta diventando sempre più, diciamo, organizzata, segue l'andamento del protezionismo americano. Cioè, ancora una volta, noi riteniamo che, diciamo, la necessità di costituirsi in blocco dei paesi, diciamo pure ruotanti intorno all'egemonia cinese, è conseguenziale per molti versi rispetto alla volontà statunitense di svoltare dal globalismo al protezionismo. Quindi, diciamo che quanto maggiore la propensione americana ad andare verso il friendshoring, tanto più per legge di movimento i BRICS o qualcosa di simile dovrebbe tendere a consolidarsi. Per quanto riguarda la Cina, qui è importante fare un chiarimento. Diciamo, noi siamo stati criticati da più parti perché abbiamo parlato, come dire, di una, diciamo, possibile scontro interimperialista, no? Cioè, nel nostro libro, una delle critiche che ci sono venute, non dal mainstream, mainstream ci ha criticato per tutt'altri motivi, ma diciamo pure da sinistra, no? Da pezzi di mondo, diciamo, di sinistra, è che noi tendevamo ad utilizzare la categoria dell'interimperialismo, dello scontro interimperialista, per interpretare questa fase storica. E c'è stato chi ci ha detto: guarda, che noi sosteniamo che in realtà questo ci sia soltanto un imperialismo, che è l'imperialismo americano. E quindi questa, diciamo, evocazione che voi fate di scontro interimperialista è un'evocazione, secondo noi, fuori tempo, sbagliata. Allora, questa è una critica più seria di altre che ci sono state mosse nel corso di questi mesi. E quindi prendiamola bene sul serio, centriamola bene. Allora, sotto questo aspetto, per noi è importante chiarire una cosa. In primo luogo, dal punto di vista storico, nella interpretazione anche marxista, storica, dell'imperialismo,
Il conflitto è sempre interimperialista. Il caso dell'unipolarismo americano, cioè dell'imperialismo unico e unilaterale americano, costituisce un'eccezione nella storia dell'analisi dell'imperialismo. Questa è una prima cosa che va tenuta ben presente. Cioè, dal punto di vista della lettura storica, anche soltanto intellettuale, del fenomeno, l'imperialismo è sempre interimperialismo. Poi c'è una fase vera, assolutamente, le 800 basi militari di cui si parlava, come lo denotano, ci sono tanti altri elementi, una fase in cui c'è stato soltanto un imperialismo egemone e dominante. Punto tale che poi qualcuno ha cominciato a dire che persino la categoria dell'imperialismo era superata, perché ormai, come dire, eravamo arrivati ad un livello talmente uniforme di sistema per cui persino della categoria dell'imperialismo ci potevamo liberare, c'era questo centro che non era più centro, che diventava rizoma. Siamo arrivati a quel tipo di, diciamo, di concettualizzazione, secondo noi sbagliata. Perché riteniamo che si debba fare attenzione al fatto che questa fase dell'unipolarismo imperiale americano stia volgendo al termine? Beh, perché i dati ce lo dicono. Cioè, noi riteniamo da questo punto di vista che sia opportuno chiarire, è così che lo identifichiamo nel libro, che esiste un imperialismo americano e ad egemonia occidentale americana declinante, l'imperialismo dei debitori, ed un imperialismo potenzialmente emergente, che fa capo al blocco, chiamiamolo così, dei creditori. È un movimento dove noi tentiamo anche di guardare, diciamo, il futuro. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che da questo punto di vista il quadro, diciamo, della iniziativa di politica internazionale cinese, come dire, è un quadro, chiamiamolo così, di allentamento delle tensioni internazionali. Ma noi abbiamo, diciamo, motivo di ritenere che per la logica e per la meccanica di movimento del sistema passeremo da una fase, chiamiamola così, univoca, di imperialismo univoco americano, a una fase interimperialista. Sotto questo aspetto, mi permetto anche di fare un rilievo politico, se posso, e cioè c'è stata anche, diciamo, nell'area della sinistra, una tendenza, ne ho parlato anche con i giovani dell'ex OPG di Napoli, di Potere al Popolo, sostanzialmente, qualche giorno fa, e c'è stato molto consenso intorno a questa chiave di lettura. C'è stato, diciamo, a sinistra una tendenza, nel momento in cui, diciamolo pure, la lotta di classe, insomma, si faticava ad intravedere, c'è stata una tendenza a ritenere che, come dire, fosse fondamentale lottare per uno sviluppo mondiale di tipo multipolare contro l'unipolarismo americano. Questa battaglia io l'ho condivisa. Cioè, è evidente che la fase storica dell'unipolarismo americano dovesse essere combattuta anche sostenendo le dinamiche multipolari di questa fase storica. Quello che tuttavia io vorrei, diciamo, segnalare, potrei sbagliarmi, sono pronto a discuterne, è che questa battaglia è stata già compiuta. Noi siamo già nel pieno di una fase multipolare. Aggiungo, multipolare capitalistica. Quindi, come dire, eviterei di attardarmi ancora in questa evocazione speranzosa del multipolarismo, perché questa cosa sta già nei fatti e credo che si debba un po' avanzare nell'analisi della fase storica, anche evocando la possibilità che proprio per il rinculo del vecchio imperialista unilaterale americano possa esservi una nuova fase, che io definirei a quel punto di interimperialismo, che ci possa portare ad un inasprimento dei conflitti bellici.
Ecco, da questo punto di vista, come dire, diciamo, insistere sulla bandiera del multipolarismo tout court, senza poi andare avanti e sviluppare il ragionamento, secondo me è una battaglia di retroguardia, è una battaglia ormai superata dagli eventi, ma sono disposto naturalmente a discutere. Grazie. Ci sono altre paio di domande. Volevo chiedere direttamente a chi ha posto la questione, a Mattia Perra, di poterla esporre. Se no, Sì, prego. la mia domanda era se, dato che lo squilibrio capitalistico, foriero di conflitti di cui si parla, porta anche ad attacchi alla sovranità nazionale di alcuni paesi, che, in varie parti del mondo, che possono essere l'Ucraina e la Palestina in tanti modi, il fatto che si parli di sostegno più o meno diretto alle istanze di indipendenza, di difesa nazionale di queste parti del mondo, cioè è sempre un qualcosa che passa in secondo piano rispetto all'analisi principale e che quindi quando viene proposto da altri poli dell'imperialismo è pretestuoso, oppure c'è una centralità contestuale della questione nazionale in alcuni casi. Grazie Mattia. Raccolgo anche la domanda di Ernesto Longobardi, prego. La mia è una domanda proprio in senso stretto, forse anche un po' ingenua, cioè mi chiedo se da questo modello interpretativo si possa trarre una qualche indicazione sulle tendenze di lungo periodo, però forse la risposta era già implicita nell'ultimo intervento che ha fatto Brancaccio, ma comunque la formula lo stesso, cioè questo modello del friendshoring potrebbe portare, diciamo, a un certo punto a una situazione di equilibrio, gli amici di qua, i nemici di là, ma c'è una certa situazione di stallo di equilibrio come quella vissuta, diciamo, nel dopoguerra fra i due blocchi, oppure la previsione è che a un certo punto i nemici andranno attaccati, cioè non ci potrà essere una situazione di equilibrio, ma la tendenza sarà quella che i nemici andranno attaccati e gli Stati Uniti faranno la guerra alla Cina. Prego Emiliano. Allora, sono due domande molto importanti. Provo ad essere sintetico al massimo. Allora, le leggi di movimento del capitale, per come le conosciamo, le studiamo e diciamo, le approfondiamo, sono chiaramente antagonistiche, diciamo, al mantenimento delle questioni nazionali, cioè i processi di allargamento del mercato, i processi di centralizzazione capitalistica vanno contro, diciamo, la meccanica della costruzione degli stati nazionali così come era stata edificata, diciamo, nell'epoca dell'ascesa borghese. Quindi c'è una tendenza storica che si manifesta in tanti modi, in tante circostanze. C'è un conflitto tra legge di movimento del capitale e questione nazionale. Io però da questo punto di vista sono gramsciano, cioè io sono althusseriano fino a un certo punto, poi divento gramsciano, cioè questo non ci deve però far pensare che, come dice, ci dobbiamo fermare, dobbiamo restare in attesa degli eventi, della costruzione del mercato mondiale, del grande conflitto, diciamo, tra capitale centralizzato e proletariato massificato a livello mondiale. Questa è, come dire, una visione, è una lettura un po' estrema, ma comunque potremmo dire anche un po' secondo internazionalista che non mi appartiene. Io però credo, proprio per evitare di cadere in contraddizione, e ci siamo caduti in contraddizione nel senso che abbiamo spesso interpretato la questione nazionale secondo quella che era, a mio modesto avviso, una chiave di lettura piccolo borghese,
e quell'errore non va più fatto, io spero, per poter dare alla questione nazionale un contenuto di classe, dobbiamo necessariamente interpretare ogni singola circostanza storica di conflitto tra forze capitalistiche internazionali e difesa, diciamo, nazionale, la dobbiamo interpretare in un'ottica eminentemente di classe, dove dobbiamo assumere il punto di vista della classe subalterna. Vi faccio un esempio per chiarire cosa sto dicendo. Io sto dicendo che quando vi fu l'ascesa di Syriza in Grecia, e venne a delinearsi il governo Tsipras, quella era una situazione che ci riguardava, forse è stata l'unica situazione che in Europa ci ha riguardati, no? Cioè, eravamo nel tempo storico, si poneva una questione, diciamo pure, di lotta di classe nel tempo storico. Beh, io in quella circostanza, diversamente che in altre circostanze, io sostenni che a mio avviso bisognava andare e bisognava sostenere Syriza e quel governo fino in fondo, fino eventualmente alle estreme conseguenze, perché quella era una circostanza in cui mi pareva che si stesse delineando una questione nazionale dal punto di vista della classe subalterna. Bisognava andare fino in fondo, bisognava sostenere eventualmente, diciamo, lo sforzo delle compagne e dei compagni greci fino in fondo. E lì però, come dire, io chiarii che poteva esserci un passaggio, per esempio attraverso l'evocazione del controllo dei movimenti di capitale previsto dall'articolo 65 del trattato, ritenni che si potesse avanzare in quella direzione, aprendo una contesa ancora più violenta di quella che evidentemente vi fu in Europa, però forse qualcuno ricorderà che Yanis Varoufakis, all'epoca ministro delle finanze, cassò immediatamente quella ipotesi, sostenendo che il controllo dei movimenti di capitale non si poteva fare dal momento che avremmo avuto, diciamo, dei risparmiatori greci di serie B e dei risparmiatori europei di serie A. Cioè, in altre parole, in quella circostanza, insomma, la compagine di governo si preoccupò un po' di più degli interessi, chiamiamoli pure capitalistici, perché lui li chiama risparmiatori, ma in realtà sono possessori di capitali, nel muovere i capitali da un luogo all'altro del mondo, piuttosto che degli interessi della classe lavoratrice, che evidentemente si sperava dovesse essere rappresentata. Ecco, lì io speravo che invece quello punto di vista di classe, che evidentemente contraddistinse il successo di Syriza, fosse il punto di vista che quel governo doveva tenere fino in fondo, fino eventualmente alle estreme conseguenze. Ricorderà qualcuno che una delle questioni chiave, a proposito di come la moneta e, diciamo, la guerra capitalista siano collegate, beh, una delle questioni chiave fu che poi, insomma, Tsipras andò a far la questua con la Russia e con la Cina per cercare di gestire un eventuale disavanzo verso l'estero in caso di uscita dall'euro, e dopo una serie di tentennamenti, alla fine russi e cinesi decisero di lasciare la Grecia al suo destino euro-americano. Ecco, quella è una. Perché? Perché ritennero che quella non fosse cosa loro, perché ritennero che se fossero andati in soccorso del disavanzo commerciale greco, come dire, sarebbero andati in una zona, in un'area che forse non gli competeva. Ecco, però quella è una situazione in cui mi pare che la questione nazionale avesse un preciso contenuto di classe. È in quel caso che io sono molto attento alla questione nazionale. Quando invece c'è un'egemonia piccolo borghese che muove, diciamo, il nazionalismo, io francamente mi tengo un po' in disparte, e mi piacerebbe che vi fosse, diciamo, a sinistra una maggiore attenzione su questa differenza di declinazione della questione nazionale, perché mi pare che ci sia stato un po' di disordine, un po' di confusione negli anni passati. Sulla questione del lungo periodo, allora,
La domanda, se ho capito bene, è: l'equilibrio del friendshoring americano può dar luogo, diciamo, nel medio-lungo periodo ad una, scusate, la politica del friendshoring americano può dar luogo ad un equilibrio internazionale, un po' come avvenne nel dopoguerra tra i blocchi, diciamo, capitalistico occidentale e quello, diciamo, egemonizzato dall'Unione Sovietica? Beh, insomma, forse sarebbe bello dire di sì. Il problema è che c'è qualche motivo che ci fa temere di no. Un motivo abbastanza semplice, poi si può anche approfondire la questione, è il seguente. L'equilibrio di lungo periodo, abbastanza lungo, che contraddistinse il secondo dopoguerra, quello tra i due blocchi, è quello che diede luogo alla guerra fredda, per fortuna fredda. Eh? Robert Schiller, premio Nobel per l'economia, ci dice sempre una delle cose più miracolose e spettacolari che hanno contraddistinto la storia del Novecento è stato il fatto che c'erano le bombe atomiche, ma non sono state utilizzate. Okay? Quindi è stato un equilibrio di guerra fredda, ma un equilibrio. Beh, una delle caratteristiche però di quell'equilibrio verteva sul fatto che, trattandosi di sistemi strutturalmente, intrinsecamente, geneticamente alternativi, erano sistemi che non avevano molte relazioni commerciali e finanziarie gli uni con gli altri. Erano sistemi, per molti versi, separati dal punto di vista commerciale e finanziario. Qui purtroppo la situazione odierna è diversa, perché noi abbiamo due blocchi che vanno profilandosi, ma il cui intreccio storico nei rapporti capitalistici di credito e debito è un intreccio micidiale, in particolare l'intreccio tra Stati Uniti e Cina. Questo, secondo noi, anziché semplificare le cose, le complica, le inasprisce, aggrava le tensioni economiche e quindi militari. Quindi diciamo che il paragone con la guerra fredda, insomma, ho il sospetto che possa essere, ahimè, un paragone persino ottimistico. Grazie Emiliano, non ho altre, credo che questa risposta, diciamo, copra anche la richiesta di Fabio Perrone, che era su per giù sullo stesso tema. Non so se ci sono altri che vogliono intervenire, altrimenti ringrazio Emiliano Brancaccio perché è stato veramente un piacere ascoltarti e illuminante come sempre. E con questo volevo dare la parola a Piero perché non solo anche lui ringraziasse Emiliano, ma anche per darci appuntamento alla prossima lezione e quindi do immediatamente la parola a Piero. Sì, grazie ancora davvero Emiliano, anche questo dibattito, grazie diciamo alla acutezza e lucidità degli interventi, è stato un contributo ulteriore di arricchimento alla lezione. Allora, speriamo di riaverti, caro Emiliano, e per il momento do a chi ci ascolta l'appuntamento per la prossima lezione, che sarà tenuta dal professor Federico Maria Butera, e il titolo è "Che cosa sta accadendo al pianeta? La Terra tra riscaldamento climatico e squilibri ecosistemici". Sarà tenuta il 25 di questo mese alle ore 18, come al solito. Ringrazio Grazie, tutti e grazie grazie ancora a tutti e a Roberto. tutti, grazie, buona serata e buon lavoro. Molte Buona serata, grazie, grazie. buonasera a Buona serata a tutti. tutti. Buonasera a Ciao. voi. Grazie, buona sera.